Nella lettera agli ebrei si legge che se la legge non ha portato nulla alla perfezione, Gesù apre a una speranza migliore grazie alla quale noi ci avviciniamo a Dio. Ecco, è la sintesi della buona notizia. La legge non è riuscita ad avvicinare le persone al Signore, anzi, le ha separate, le ha allontanate. Solo Gesù è riuscito a ripristinare questo contatto intimo, profondo, crescente con il Signore. Questo è il contenuto della buona notizia, una nuova relazione con Dio. Ecco perché Gesù ha proposto agli uomini una nuova alleanza. L'antica alleanza era quella che imposta da Mosè, il servo del Signore, ed era basata su un rapporto tra dei servi e il loro Signore, quindi sull'obbedienza e il servizio a Dio. Gesù, che non è il servo del Signore, ma il figlio di Dio, viene a proporre una nuova alleanza tra i figli e il loro padre, non basata sull'obbedienza, ma sulla somiglianza e l'accoglienza del suo amore. E il servizio si rimane, ma non verso Dio, ma con Dio verso gli uomini. Se nella prima alleanza l'uomo viveva per Dio, nella nuova vive di Dio. È un Dio che in Gesù chiede di essere accolto per fondersi con la persona, dilatare la sua capacità d'amore e renderlo capace di un amore compassionevole, profondamente umano per ogni creatura. Questo è il contenuto della nuova alleanza. E qual è la differenza? La legge divina, per il solo fatto di esistere, discriminava già tra osservanti e no, divideva tra giusti e peccatori, tra puri e impuri. C'erano persone che non volevano o non potevano osservare tutti i dettami della legge. Ebbene, questi erano irrimediabilmente discriminati, allontanati da Dio. Allora Gesù no. Gesù viene a proporre una nuova alleanza con il Padre basata sull'accoglienza del suo amore, dove non contano i meriti degli uomini. Il Dio di Gesù, il suo amore, non lo concede come un premio per i meriti delle persone, ma come un regalo per i loro bisogni. Dio non si sente attratto dai meriti, ma dai bisogni delle persone. Un Dio che chiede di essere accolto e all'uomo spetta, nell'accoglienza di quest'amore, assomigliargli nel comportamento verso gli altri. Mentre nell'antica alleanza l'obiettivo era la santità, un obiettivo, un traguardo irraggiungibile, nella nuova alleanza l'obiettivo è a portata di tutti. Gesù non ci chiede di essere santi, di essere persone straordinarie, ma di essere profondamente compassionevoli. Gesù è il Dio che si è fatto uomo e più l'uomo diventa profondamente compassionevole, cioè umano, più scorge e libera il divino che è in lui. Da questa nuova alleanza, pertanto, non essendo basata sui meriti, sulle virtù delle persone, ma sull'amore e sui loro bisogni, nessuno si può sentire escluso. E c'è questa verità che è stata formulata da Pietro negli Atti degli Apostoli, con le parole: Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Non c'è nessuna persona al mondo, qualunque sia la sua condotta e il suo comportamento, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. L'amore di Dio è per tutti. C'è nel Vangelo di Luca l'immagine molto bella del pubblicano che entra nel tempio, non osa neanche guardare verso il cielo, cioè guardare verso Dio. Eppure la sua è un'altissima espressione di fede. Dice: Signore, mostrami, pur nella mia condizione di peccatore, pur nella mia condizione di impuro, mostrami la tua misericordia. È un accenno a uno dei salmi più belli, il Salmo 23, che è un po' la quintessenza della spiritualità giudaica, dove il salmista dice: anche se andassi nella valle oscura, tu sei con me. La valle oscura era un'immagine del regno dei morti, dove Dio non c'era. Ebbene, il salmista ha talmente fiducia nel Signore, sa di essere talmente amato, che dice: anche se sprofondassi nel regno di morte, dove Dio non c'è, tu sei con me. Parafrasandola, potremmo usare questa espressione: sono talmente certo del tuo amore che anche se dovessi finire all'inferno, tu mi ami tanto che vieni all'inferno con me. E se nell'inferno viene il Signore, non è più un inferno. Questa è la buona notizia di Gesù.